Vai. Ok. Quindi guarda, per rivedere la porta di tutto, quindi questa è la parte superiore, no, questa è la tastiera, ok? Quindi io la prendo, ok, la porto nella farina, giusto? E inizio da giù. Esatto. Quindi il sotto, sotto è la prima parte che va maniata, va rigirata, rimaniata. Altro consiglio, prima che utilizziamo l'ultimo, a volte si può avere nella parte insomma così di stesura magari non un disco bello omogeneo rotondo. Allora o ci sono due strade da fare, se abbiamo ad esempio l'impasto che ci è meno più ovale, okay? Quindi il movimento più semplice da fare è questo, quindi portare l'impasto su questa mano e lasciarlo scendere. Regolarizzi, oppure se è un impasto magari che sono passate moltissime ore, criticità, tutti quelli insomma fastidi, tu fai questo movimento solamente che non serve a niente, questo movimento che non te la allarga neanche, te la passi con molta delicatezza, con molta delicatezza, perché tu non ci stai facendo niente proprio, però te lo sta regolarizzando, te lo regolarizzo. Il problema al centro, se fai tu al centro devi lasciare più pasta. Ci ho provato. Sì, non è che me lo fa sempre il discorso di questo che sto dicendo, che la crescita di questa umidità. Però ogni tanto me lo capita, ma dico. Qui stiamo parlando comunque di una stesura di una pizza sottile, perché ok, questo è 240 grammi, insomma, siamo al limite massimo, no? Cioè, quindi è una pizza molto sottile, è ben 30 centimetri. Questa pizza adesso andrà condita, quindi avrà un altro passaggio che è quello della definizione, quindi sulla paga, quindi il movimento è 1 e 2, ok? Quindi abbiamo allargato ancora di più, adesso non avendo peso sopra non si riesce ad allargare, ma intendo pomodoro non sarete a quasi di volo, poi insomma parliamo della batteria, quindi ha più peso sopra, quindi quando io vado a fare il movimento, diciamo così, di portarla sulla paga, lei tende comunque a stendersi ancora di più, quindi devo avere un impasto a centro omogeneo, uniforme, resistente, che può essere caricato con il cornicione, perché mi permette di fare questo, perché se come hai questa la tua, sì, poi si vede subito, quindi lasciando troppa pasta nel cornicione non ti permette di fare una pizza molto sottile, perché ovviamente che succede se io vado a allargare, vedi come fa, si avvicina, certo. No, quindi qua guarda, qua si potrebbe rompere, esatto. Se io devo fare questo movimento, lo posso fare, che quasi rompe. Una pizza ancora più pesante, magari con 4-5 tipi di verdure, cioè per me è impossibile, quindi io devo avere un impasto più definito per il cornicione, la parte iniziale, visto, basta quello, non basta lasciare tanta pasta, perché questa tanta pasta non si stacca, quindi automaticamente chi mangerà la pizza mangerà un cornicione un po' pesante, anche con un impasto fatto all'opera d'arte, quando usiamo farine sono miscelate, perché c'è la presenza comunque di grani molto forte dentro. Se poi dobbiamo fare un tipo di pizza dove all'interno ovviamente il cornicione deve essere totalmente staccato, non possiamo fare che questo, però dobbiamo avere comunque una buona idratazione, perché sennò non ce lo consente, noi abbiamo la mollica, ci sono niente da fare, quindi perciò forse meno lievitazione usando delle farine più deboli e sicuramente il risultato per quanto mi riguarda è positivo. Quindi questa è ancora, non riesce a essere, perché tu l'aria la devi cercare di far uscire fuori. Quando fai quel movimento molto leggero dove porti solo l'impasto al cornicione, tu la indebolisci, perché tu togliendo l'aria praticamente riprende la forza, no? Ok? Sì. Invece fai quel momento molto lento, no, invece deve essere un momento decisivo. Dove si deve essere decisivi è all'inizio, poi dopo uno può anche solo accarezzare la pizza, però tu il primo
principio è la cosa più importante, noi in questa fase, no? Cioè qua che devi mettere l'energia, no? Il momento decisivo è il momento decisivo questo qua. Cioè, se sbaglio, se sbaglio, sbaglio te lo riporti praticamente per tutta la carriera. Ok. Cioè qua è il momento che è importante. Quindi qua vedi, decisione, ok? Cioè guarda quanta cornice l'ho lasciato. Cioè io sono stato capace di mettere tutta l'aria, perché qua ci resta quasi qua dentro. Tutta l'aria. Ok? Qua glielo do. Quindi gli faccio un'altra definizione. Ma sto vedendo che poi in condizione praticamente quasi schiacciato, non esiste quasi più. Glielo, praticamente gli ho riportato proprio nel botto, cioè, cioè avrà lo spazio questa casa, cioè, ovviamente con la temperatura adeguata del forno adeguato, perché avendo il calore da sotto questo si sta, se sotto è freddo questo si sta, perché ovviamente se il calore di sopra tende comunque a non farlo staccare, invece essendo che la pizza è molto cuoce da sotto, non cuoce da sopra, ovviamente avendo insomma un bel suolo bello caldo, allora stacca la sopra parte si stacca. Lo spazio giusto è il pasto giusto per riuscire a staccare. Ed è uniforme. Quindi anche se io ci metto un peso qua sopra, ok, parliamo insomma di 250, 250, anche se non sono questi qui, diciamo così, io riesco a fare anche questo, porto sulla palla e me la stendo. Quindi qua vedi, è come c'è un mezzo chilo di base. Quindi la pressione deve essere fatta all'inizio. È fondamentale capire il passaggio. Tu prendi il panetto, lo giri. Quindi la parte sotto va su, va sotto, va sotto. Cioè la parte di sopra va sotto. La parte di sopra va sotto. Va sotto. Inizio. Posso anche riscendere se vuoi. Giro, quindi la parte di sopra è ritornata sopra. Esatto. Faccio la torta nel movimento. Perfetto. E poi cominci l'allargamento. Quel cornicione, tutto quel cornicione che io gli ho lasciato, giusto? Io gliel'ho definito così, guarda. Cioè ho fatto questo movimento. È traslato quest'aria, sarà al limite del calcio. Comunque è sbagliato poi dargli l'appiattimento. Ma no, deve essere sì, sempre cioè, lo devi lasciare stare. Sì, è una questione di equilibrio, magari se vedi proprio qualche presenza, per esempio come qua, una bollicina che la puoi togliere. Mm-hmm. Perché questa bollicina magari può dare fastidio nella cottura, perché esce quella bollicina di tempo, è sinonimo di eliminazione, insomma, c'è. Certo. Magari qualche bollicina su terra, ma così, però per me questa è proprio l'espressione dell'artigiano, insomma. La non percezione tra virgolette. Tra virgolette, certo. Okay. Anzi, invece proprio l'indice di un lavoro. Secondo me vedere una pizza senza mandolatura, senza qualche bollicina, senza niente, sembra una pizza fisica congelata, esatto. Non è la pizza poi che si fa. Deve essere perfetta nel senso che deve avere un giusto condimento, uno col condimento non deve esagerare. Bella distribuita, in modo tale che sia una bella visione quando si esce. Quando andiamo al discorso che stavamo facendo prima a tavola, e poi si è iniziato che definisce la. Esatto. Il condimento poi diventa la definizione di quella che tu hai fatto in partenza con la stesura. La fase più importante. La fase più importante della pizza. Cioè questa è la fase di principio, ok? Quindi il principio della pizza. Magari se te ne accorgi che chi sta accanto a te, che sta stendendo la pizza, magari non riesce a fare una decisione del genere, tu come dicevo, nel condimento riesci a metterlo. Al momento che metti il pomodoro, tu farai un giro in modo tale che spingi ancora più l'aria. E spingi significa che con il mestolo, il cucchiaio, con l'attrezzatura. Ma così, perché per mettere il pomodoro sulla pizza, cioè si fa un movimento che chiamiamo tacco, quindi per questo deve essere veloce e circolare. Quindi non è che si mette, la fai calare di sopra. C'è proprio anche l'attrezzo. Cioè, io ho anche che dici che è professionista, che mette il pomodoro, metà così, no.
il pizzaiolo professionista che sta, tocca la pizza 15 volte sulla palla, non è professionista, cioè la pizza va al massimo 3 volte. Pure perché se io porto la pizza sulla palla e tocco 1, e tocco 2, e tocco 3, tocco 3, ogni volta che io do un pizzico o tocco la pizza, compromette sempre il cornicione. Lo compromette. Quindi io meno la tocco. Compromette il cornicione significa che lo fa alzare in maniera scorretta, poi scorretta, lo fa alzare. Okay. Mentre poi non riusciamo a vedere quantomeno solo nel movimento del gioco punta d'attacco che dicevi. E quando andiamo di là? Te la faccio vedere giù. Alla stesura. Alla stesura. Era, visto che loro stanno lavorando, era solo per fare un accenno di farlo qua con calma, no? Senza condimento. Sono sì, con